Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Come sapete, l'altra parte del video haul ve la lascio linkata nella scheda che appare qui adesso, la trovate sul canale, l'avete già vista. E diciamo la parte un po' più mix, quindi tra vestiti, accessori, cavolatine e cose. In questa parte invece vi faccio vedere quello che è il make-up e la skincare, perché altrimenti non uscivamo più vivi, già quel video durava un'eternità. Ovviamente ho comprato un bel po' di roba, come sapete la Corea è la patria della skincare, ci sono un sacco di prodotti, tantissimi posti dove comprarli, trovate veramente un negozio ogni 200 metri, non sto scherzando, quindi è veramente un mondo totalmente a parte, quindi ho voluto provare un po' di prodotti, un po' di cosine interessanti. Ovviamente io utilizzavo la skincare coreana già da prima, quindi molte delle cose probabilmente riuscite a reperirle sul sito che si chiama YesStyle, ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione. Non è una collab, semplicemente ve lo dico perché ci ho sempre acquistato e lì trovate molte appunto delle cosine coreane che trovate lì in Corea. Ovviamente vado molto a caso, vi inizio con la skincare. Queste sono solo alcune delle maschere che ho acquistato. Le ho prese maggiormente da Olive Young, ma anche da altri posti. Per dirvi, questa era la maschera che mi sono presa dall'hotel, cioè anche l'hotel dava a disposizione le mask, perché lì le sheet mask, che sono quelle in tessuto, quelle che vedete proformate, che vanno direttamente sulla faccia, sono all'ordine del giorno, costano pochissimo. Qui da noi arrivano anche a 3, 4, 5, addirittura 20 euro l'una di alcuni marchi. Mentre lì le vendono veramente anche a 10 centesimi l'una. Il pacco da 10 lo pagate 80 centesimi, quindi cose assurde, follia. Quindi appunto per dirvi, c'era addirittura quella dell'hotel. Una l'ho usata, una l'ho portata via per ricordo. Poi ho preso il pack di quelle di Medi-Hale, che sono queste qui, la versione idratante. Queste qui da Olive Young le ho trovate scontate. Infatti ho preso sia la versione idratante sia la versione al collagene attivo. Una confezione da 4 pezzi l'ho pagata circa 2000 won. Poi ovviamente c'erano anche le versioni sempre dello stesso marchio, mi piace tantissimo questo marchio, si vede. C'erano anche le versioni singole, quindi ne ho provate a un po' di gusti praticamente. C'è quella alla placenta che è fighissima. Collagene anche qui, sempre water active, quindi quella idratante. Vita active, che è quella agli agrumi illuminante, insomma ognuno poi ha una proprietà specifica. E questa qui è quella smoothing, quindi levigante. Queste qua venivano circa 30 centesimi l'una, non sto scherzando. Poi ho voluto prendere una di quelle di Dr. Jart, anche qui levigante, e questa qui veniva leggermentissimamente di più, ma tipo 1 euro, tiè. E poi trovate tantissimi negozi che vi vendono proprio i pack, quelli giganti, quindi ho preso sempre versione idratante perché l'idratazione non è mai abbastanza. Quello all'avocado e al cetriolo. Questo qua l'ho preso in un negozietto, quindi non hanno un marchio specifico. Però veramente una vale l'altra, cioè lì dove cogli cogli, cogli bene. E le confezioni così le ho pagate 10.000 won. Continuando per le maschere, ho preso queste qua da Daiso. Daiso è una sorta di nostro Tiger, per intenderci, non so bene come spiegarvelo altrimenti. Quindi un negozio dove trovate un sacco di cose per la casa, cosmetici, cavolatine. In realtà non è un negozio coreano, ma è un negozio giapponese, Daiso. Ho preso queste tre mask della vasellina, non le avevo mai viste, erano troppo carine. Poi mi erano venute le vesciche, quindi ho preso questi, ma vi giuro, i migliori della vita. Cioè, questi cosi li ho pagati forse anche qui, tipo 1000. Tipo da noi li paghiamo, se andate in farmacia e vi fate prendere questi cerotti qua, che vedete sono quelli specifici per le vesciche, ve li fanno pagare tipo 8-12 euro, follia. A parte tutto, sono rimasta molto scioccata perché io pensavo la vita a Seoul costasse molto, molto di più. In realtà è una città veramente super vivibile, potete andare tranquilli con qualsiasi tipo di budget, e veramente, cioè, se avete tipo un budget di 10 euro al giorno e non siete tipi appunto che vanno, fanno shopping eccetera, ma questo poi ve lo spiegherò in un video a parte dove parleremo proprio della vita lì, cosa ho capito, insomma eccetera eccetera eccetera, ci sarà tempo. Se volete vivere con 10 euro, ma anche con 5 euro al giorno, e tipo soltanto cibarvi, perché quella è la cosa principale, no? Lo potete fare, perché se andate al Konbini e vi prendete un
un gimbap, che è quel triangolino tipo di riso con l'alga e ripieno dentro. Cioè, quello vi viene 1800 won al pezzo, che appunto sono tipo 1,20 euro, neanche forse. E mangiate con quello. Cioè, veramente è assurdo pensare questo. Potete tranquillamente cavarvela, quindi insomma, state tranquilli. Mi sono persa parlando di queste cose. Poi ho preso un po' di questi, che sono i cerottini anti-spot, quindi da mettere sui brufolini localizzati. Come vedete costano pochissimo, 1000 won l'uno. Questo qui è red spot e questo è yellow spot. Quindi usate questo qua rosso quando la bolla deve ancora scoppiare, cioè quando vi vedete, no, il ponfo, ma non c'è ancora la puntina bianca, per intenderci. Invece questo qui è lo spot, è proprio quello specifico per farlo scoppiare. Poi ho preso un po' di patch normali per il contorno occhi, giusto per provarli. 1000 won l'uno. E poi una cosa fighissima, vendono questi. Praticamente a me mi ha preso il mal di gola, perché con l'aria condizionata entri, esci, fai, a me viene sempre, mi prende subito qua. Quindi ho provato a prendere questi. Voi direte, ma cosa sono? E sono appunto dei warming neck mask. Arriva fino a 40 gradi, cioè si arriva a riscaldare fino a 40 gradi. E l'ho pagato intorno ai 3-4 won. Praticamente avete presente le strisce, quelle che si riscaldano per i dolori muscolari, quelli che magari vi mettete sulla schiena, no? Questi per il collo, cioè, ma ne esistono tipo per le caviglie, per i piedi, cioè è pieno, qualsiasi cosa voi vogliate la potete trovare tranquillamente, quindi questo mi incuriosiva. Passiamo adesso alle ciglia finte. Non ne ho prese tante perché in realtà le ho cercate soltanto verso gli ultimi giorni, quindi non ho avuto troppo tempo. Però da Daiso anche qui ce ne sono tantissime e costano pochissimo, tipo queste qui che ho oggi, che in realtà è già la seconda volta che rimetto. Sono, vedete, così. Lì prediligono molto di più uno stile di ciglia in questo modo, quindi che va ad allungare più che a dare volume. Infatti è un effetto molto naturale, cioè quasi sembrano le mie. E queste qua sono quelle che ho su oggi, che sono le D9, 33 mm, dice anche la lunghezza, e le ho pagate soltanto 1000 won, cioè la prossima volta io mi porto un carrello di queste. Poi ho preso queste qui, che invece sono di un altro marchio, ma le ho prese sempre da Daiso, sono di uno stile un po' diverso, ma le ho pagate sempre 1000 won. Queste qui invece le ho prese da Tony Moly, hanno la banda trasparente e vedete sono ancora più naturali come effetto. Questo qui sempre preso da Daiso, infatti sono tre paia, l'ho pagato 2000 won. Queste hanno già un po' più di volume. E poi da Olive Young ho preso queste, che infatti sono quelle che ho pagato un pelo di più perché l'ho pagate 3000 won, e sono le Long and Lift, che sono molto simili a quelle che ho adesso, però qui c'è scritto che queste sono 12 mm, anche se non mi sembra, perché nel senso io le vedo belle lunghe. Comunque il pacchetto da due dovrebbe essere molto simile a quelle che ho adesso. Altri accessori e cavolatine varie. Sempre da Olive Young ho comprato questo, che voi direte che cos'è. Questo è un ear pick, quindi una sorta di cotton fioc, però non monouso, riutilizzabile, che vi va proprio a prendere il cerume da dentro l'orecchio. Questo c'ha una sorta di spirale sopra, quindi fate così e dovrebbe, no, catturare. E qui c'è proprio una sorta tipo di palettina, quindi raschia raschia. Staremo a vedere, non lo so, mi incuriosiva. E poi hanno tantissimo la cultura dei bigodini, soprattutto perché una delle pettinature, diciamo, più utilizzate è quella della frangettina. Però loro, non avendo tanti capelli, o meglio, magari ne hanno anche tanti, però li hanno molto sottili, quindi non hanno mai una frangia piena, 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 va molto di moda fare la permanente alla frangia, in modo che rimanga così. E per dare volume, loro vanno in giro con questi bigodini qua, quindi io ne ho presi ovviamente un po'. Adesso ho comprato il set, questo qui da 3, che appunto c'è il bigodino con il suo fermaglio da mettere sopra, quindi le vedete proprio in giro, vanno così, ma è una cosa normale, cioè qui magari ti guarderebbero male, lì no. E poi invece ci sono questi altri tipi fatti in questo modo, questi qua invece danno volume per se avete magari la frangia a tendina, se portate la riga in mezzo, quindi la mettete qua e quando la togliete vi danno appunto il volume. Poi ho comprato questi qua, che sono i dischetti che usano loro di cotone,
non li usano per struccarsi, perché per struccarsi usano principalmente i balm o gli oli, non hanno tipo il detergente come usiamo noi. Questi qua li usano per i trattamenti o per passare tonici e cose del genere. Poi ho preso questi qua, che sono i cushion puff, che sono tipo quelli che trovate appunto dentro i fondotinta cushion, quindi per cambiarli. Ora passiamo prima alla skincare. È normale che lì vi lasciano tantissimi campioncini, anche senza che voi li chiediate. A volte vi possono dare anche proprio le full size. Quindi qua ad esempio c'è uno skin toner, un siero e una cremina, qui c'è un toner e un'emulsione struccante. Poi ho preso un po' di oli struccanti appunto per fare la doppia detersione. Come sapete lì è una cosa super 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 comune e secondo me è tipo il segreto, uno dei segreti della loro pelle, perché la doppia detersione vi cambia la pelle. E poi loro idratano in continuazione, non usano ciprie, molto raro che si trucchino con le polveri, quindi la pelle è veramente sempre idratata, sempre piena di spray, di cose, bellissimo. E ovviamente protezione solare, quindi non ci lamentiamo se poi la nostra pelle fa schifo perché non ce ne prendiamo cura noi. Comunque ho provato due oli differenti. Allora, io sono andata con una cultura di marchi e cose abbastanza ampia, però mi sono detta voglio anche provare cose, quindi le prendo perché magari mi ispirano. Quindi ho preso questo sempre del marchio The Sam, perché l'ho preso nello stesso salone delle maschere, che è appunto un cleansing oil. Questo qui ha una formula calmante con 7 erbe aromatiche addirittura. Poi quest'altro invece l'ho preso da Olive Young, era in super sconto ed è un boccione gigantesco, sono 500 ml, è un olio abbastanza generico, diciamo appunto per la pulizia. Il marchio credo sia questo qui, Gremlin Vintage. Questo qua stava appunto in sconto, l'ho pagato tipo 8.000 won, forse anche 7.000 won, una cavolata. Poi un'altra cosa di cui vanno pazzi, ma veramente lì la skincare è unisex, cioè sia uomo sia donna. Un'altra delle cose per cui vanno pazzi è la crema mani. Ripeto, tutto ciò che può idratare e mantenere giovane la loro pelle va bene. E ho preso queste due qui, in realtà non credo sia un marchio prettamente coreano. Questo qua si chiamava April Cotton, aprile è il mio mese di nascita, 97 è l'anno in cui è nato Jungkook, quindi ho detto oddio sì, lo devo prendere, vi pare? Ha un profumo buonissimo, le devo ancora aprire ovviamente. Queste qui le ho pagate 4500 won l'una. E l'altra che ho preso è la fragranza 49 Peach Blossom, quindi sa di pesca ed è molto più dolcina rispetto all'altra. Come crema viso in realtà ho comprato soltanto questa qui, perché non riuscivo a trovarne una che mi desse particolarmente fiducia, però questa mi sta piacendo tantissimo. Crema molto ricca, qui c'è scritto proprio Deep Cream Collagen. E una cosa che apprezzo tantissimo delle loro creme e dei prodotti in generale per la skincare è che non hanno quasi mai fragranze, quindi oltre ad essere ipoallergeni, che appunto non hanno alcol, profumi e cose che magari vanno a irritare la pelle. Poi ho preso questo qui, in realtà me l'ha fatto prendere Alessia, a lei ho preso la versione grande e io ho voluto provare la versione piccola perché ho detto ma che cos'è questa roba, fammi vedere. Quindi una lozione idratante, nutriente, sempre per la pelle. Ho comprato poi questo qui, che è un doppio prodotto ed è una sorta di trattamento per i punti neri. Io soffro tantissimo di punti neri, soprattutto nella zona del naso e ovviamente mento e fronte. Quindi ho detto ma vediamo. Ovviamente in Corea sono strafamosi per le essenze, è forse un prodotto che usano principalmente lì, da noi magari usiamo più sieri cose, ma da lì l'essenza è proprio un prodotto a parte, non è né un siero né un trattamento, è proprio l'essenza, non so come altro spiegarvela. E molto spesso, anzi forse quasi sempre, si trovano dentro queste ampolline. Quindi sono andata in questo negozio che era una sorta di Sephora coreana, dove appunto c'era questo marchio e questa qui era una di quelle in sconto, quindi ho detto proviamola. E ovviamente ho preso la versione idratante sempre, però ce n'erano anche altre, quindi vi farò sapere. Sulla confezione c'è anche consigliato l'utilizzo di due gocce, quindi è veramente un prodotto molto molto concentrato. Per il corpo ho preso questa crema qui idratante di questo marchio qui, l'ho vista usare ad Ale a casa sua, proprio l'ho vista, quindi sono molto sicura che si possa trovare su YesStyle. E questa era buonissima, mi ricordo che stavo sempre lì a prendergliela e quindi appena l'ho vista ho detto mia, solo che ovviamente non potevo portare il boccione
gigante per ovvie ragioni di peso e cose, quindi ho preso la versione un po' più piccina. Poi appena visto questo sono impazzita, cioè ce n'era una sola confezione in tutti gli Olive Young che ho girato, e ne ho girati parecchi, e sto parlando di questo prodotto qui che è un bagno doccia, forse qualcuno lo riconoscerà, qualcuno no. Comunque il bagno doccia che utilizzava Chongwoo in The Soup. Appena l'ho riconosciuto ho detto no, vabbè, lo devo provare per forza. A parte la confezione che è super carina ed è al muschio bianco. È assurdo perché ha una fragranza che sa quasi di borotalco, tipo felce azzurra, ma allo stesso tempo non ci azzecca nulla. Ed è un profumo molto pungente, molto mascolino in realtà, non so come spiegarvelo, però dolce allo stesso tempo. Come vi dicevo, lì la parola d'ordine è protezione dal sole e idratazione. Quindi prossima categoria è questa qui. Vi faccio vedere gli spray idratanti che mi sono presa. Li ho tolti dalla confezione, vabbè, quando ho fatto la valigia erano le 4 di mattina lì a Seoul, quindi non ci ho fatto caso, ma adesso che li sto guardando sono tutti uguali. Cioè, hanno tutti sta patinina gialla sopra e poi sto siero. Vabbè, comunque sono due marchi differenti. Allora, il primo è questo qui. Ho comprato la confezione e dentro c'è la mini size. È una cosa che fanno molto spesso, trovate molto spesso questa sorta di pack fatto in questo modo. Si portano poi la confezione più piccolina, la mini size, in giro. Quindi questa è appunto la prima mist idratante che ho preso. D'estate poi, figurati, ti aiutano anche a parte mantenere la pelle idratata, ma a rinfrescare. Un'altra che ho comprato, che però costava un po' di più rispetto all'altra, è questa qui del marchio d'Alba. Questa qui è la versione al white truffle. Non mi viene adesso come si traduce truffle, ma penso lo sappiate tutti. Vi giuro, ho proprio un vuoto, avete presente quando... Questo qua me l'ha consigliato Ross, questo qua lei l'aveva comprato addirittura a Los Angeles, mi ha detto che si era trovata benissimo. Lei ha una pelle molto 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 più secca della mia, io ho una pelle tendenzialmente mista, quindi per farvi capire, e quindi ho detto proviamolo. C'è anche la versione alla rosa che è ovviamente ha una soluzione un po' più calmante. E poi ripeto, creme solari come se piovesse, lì hanno proprio la cultura di mettere la crema solare sempre, di utilizzarla più volte al giorno, di riapplicarla tutti i giorni, che siano giorni normali. Cioè, noi magari ce la mettiamo solo al mare, invece no, è fondamentale perché vi previene proprio l'invecchiamento della pelle, le malattie della pelle. Quindi ne trovate di ogni tipo, ovviamente sono molto differenti dalle nostre creme solari perché sono molto più liquide, molto più leggere, ma allo stesso tempo hanno sempre delle protezioni molto alte, quindi 50 più eccetera eccetera. Hanno anche quelle cushion che però non ho acquistato, prossimamente le proverò anche quelle, che potete appunto applicare sopra il make up, quindi sono molto comode, oppure quelle in stick. In questo caso ne ho 3. La prima è questa qua che mi ha detto Alessia, se la vedi comprala assolutamente, quindi l'ho presa, una per me e una anche per lei, perché dopo che mi ha detto così ho detto ti pare che non la provo. Riconoscete magari la confezione, e questa qui è 50 più. Poi, come vi dicevo, molto spesso trovate il pack da 2, infatti questa stava in sconto, in più stava a sconto il pack da 2, quindi l'ho pagata pochissimo. Questa l'ho vista usare molto 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 spesso. È la versione vegan, perché c'è anche la versione normale. Questo qui è il marchio e la confezione, sempre 50 più. Quindi questo era tutto per la skincare. Adesso passiamo al makeup. Ovviamente lo sapete, il make up è la mia vita, quindi veramente dove mi giravo, volevo comprare tutto, mi sono contenuta tantissimo. Siamo andate al negozio di questa make up artist, che è la make up artist più famosa coreana, che ha proprio inventato, diciamo, il make up coreano, effettivamente, da come ci hanno spiegato. Quindi questo make up molto più naturale, questa pelle molto specchiata, proprio questa glass skin. I negozi sono quelli di Cheongsam Mall e io ho preso questa qui, che è una protezione solare ma è specifica per il make up, quindi proprio base make up. Poi ovviamente anche qui ci hanno dato i campioncini, in questo caso mi hanno dato una glow base, tipo quella che ho preso io, però la versione glow, e questa qui che è una crema. E poi sempre come campioncini mi hanno dato questi qua, che sono sempre tipo dei pad di cotone. Questi sono un po' più grandi di quelli che ho io, vedete, qui vanno pazzi per queste cose. Io ho acquistato di mio questo qui, che è un fondo cushion. Ovviamente ce n'erano
mille e mila. In Corea usano solo quasi esclusivamente fondi cushion, ci sono anche quelli liquidi, però è molto più pratico avere questi qua perché potete poi portarli e fare noi vari touch up durante la giornata. Ovviamente una delle cose un po' brutte del make up in Corea è che sicuramente non è molto inclusivo, è difficile trovare colorazioni molto scure per quanto riguarda i prodotti viso, quindi per chi magari appunto è nera oppure ha la pelle comunque più scura è molto molto difficile. Ho la pelle molto 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 chiara, quindi non ho avuto difficoltà, anzi prendevo le solite colorazioni molto chiare anche lì. Infatti questa qui è la 17 Fairlight ed è il fondo cushion che si chiama Nuder Cushion, sempre ovviamente con la protezione anche all'interno, ed è fatto in questo modo. Ora non lo apro perché non so adesso quando lo utilizzerò, e ovviamente ha la scadenza di 12 mesi, quindi non mi va di aprirlo prima, però ha un effetto molto glowy, c'era anche quello effetto un po' più opacizzante. E all'interno trovate questa bustina che sinceramente non so che cosa contenga, quindi apriamola perché mi incuriosisce molto. No vabbè, ma è una ricarica, io scioccata. Quindi ne comprate uno ma ne avete due, quindi è assurda questa cosa, cioè quindi il prezzo è molto più che giustificato. Io pensavo fosse tipo un puff. Ok amica, good job. Poi ho preso un correttore. Lì non usano tanto i correttori. In realtà è raro che abbiano la nostra occhiaia come la intendiamo noi, quindi per quello lo usano poco. Comunque veramente una puntina inaina per correggere più che le occhiaie tutte le discromie della pelle. Cioè vanno proprio sul brufolino, sulla macchiolina, e coprono solo quella. Anche quando mi hanno truccato appunto le truccatrici delle Blackpink, che è sempre la tonalità Fairlight, mentre ero lì l'ho provato, e in realtà è abbastanza i coverage, non pensavo. E poi ho preso questo qui, vanno tantissimo questi duo ombretti, questo appunto è un duo, però ci sono anche le palettine, che hanno molto spesso un colore e poi il glitter. In questo caso io ho preso questo duo qui, una parte l'ombretto shimmer e una parte sono i glitter, perché una delle caratteristiche del trucco appunto coreano, cosa che in realtà io faccio quasi sempre, mettere appunto l'ombrettino luminoso qua al centro e poi nella parte sotto applicare questa sorta di glitter che vanno ad aprire lo sguardo. Potevo tranquillamente passarlo, anche perché adesso vi faccio vedere la qualità di questo. Si vede, ok, sono contenta di averlo provato, però se non volete spenderci così tanto, perché mi pare questo fosse intorno ai 20.000 won. Ovviamente ci sono le versioni low cost, tipo il marchio Clio, che trovate sempre anche qui da Olive Young, che è un po' tipo la Essence, che ha un sacco di prodottini, e questo qua ad esempio è una palettina. Tra l'altro è quella che ho usato oggi, che è fantastica. Pagata tipo 6.000 won, che ha queste tonalità, vedete, molto tranquille. Poi ci sono i classici glitterini. Quindi veramente di queste cose ne trovate a bizzeffe di ogni prezzo. Poi ho voluto acquistare, questo qua si chiama Like a Dream ed è sempre un fondo cushion. Vedete, sempre lo stesso stile. Diciamo mi sono fatta un po' catturare dal pack. È un glow cushion, quindi anche questo effetto glow. Poi vanno tantissimo i mascara, anche se loro, ripeto, utilizzano prettamente le ciglia finte, quindi ho voluto provare anche mascara. Una cosa che abbiamo notato sia io sia Gloria, un'altra delle ragazze che stava con me, che questi mascara non si struccano. Cioè io l'ho messo una volta, ma vi giuro è stata la cosa più difficile del mondo da struccare, con l'olio, col balsamo, niente. Quindi non ho ben capito sinceramente. Comunque ho preso questi due qui del marchio Etude, sempre. Uno è un effetto long lash, l'altro è un effetto un po' più curling. In realtà non hanno neanche questi scolini particolarmente strani. Mascara molto molto semplici, molto leggeri come effetto. Poi ho voluto provare una matita per sopracciglia. Lì usano fare le sopracciglia basse, rispetto magari a come le portiamo noi, quindi le abbassano proprio, noi le portiamo su, loro col gel vanno giù, e poi usano queste matite oppure riempiono con l'ombretto. E infatti questa qui ha da una parte la mina, se svitate invece c'è la parte del puff con la polvere per riempire. Tutto il reparto labbra lo lasciamo alla fine, adesso vi faccio vedere un po' di questi. Allora, questi sono un po' di glitter e un po' di penne, pennarelli, matite. Un eyeliner fatto a penna marrone molto classico. Lo volevo provare perché sembrava avesse una puntina molto molto sottile. Poi invece ho preso questo, in realtà mi ero sbagliata perché pensavo fosse appunto un eyeliner, in realtà è
una pencil liner. Usano tantissimo anche queste perché sono molto sottili e infatti le utilizzano per fare l'effetto della codina semplicemente sfumando, quindi passano questo e poi tirano un pochino. Questo qua è molto particolare perché è un under eye makeup, infatti come vi spiegavo prima loro tendono a volere enfatizzare molto l'occhio e quindi creare questa sorta di cuscinetto sotto in modo da illuminare la parte in mezzo e fare una sorta di borsa, effetto borsa. Negli idol si vede molto spesso questo effetto che fanno al trucco occhi, e quindi questo è un prodotto fatto proprio apposta, da una parte a lamina che voi passate in questo modo, poi la sfumate e vi dà questa sorta di ombreggiatura, mentre l'altra parte ha la parte illuminante, quindi con tutti i vari glitterini. Poi questo qui appunto è un matitone, sempre effetto glitter per la parte sotto, e poi ovviamente i glitterini ce ne sono in ogni modo, quindi quelli stick, questi qua che sono tipo in gel con l'applicatore, oppure li trovate in bottino. Questi qua sinceramente finora sono i miei preferiti. La 1 è questa qui che è un po' più champagne e la 2 è un po' più rosata. Vedete, hanno l'applicatore così. Ultimi prodotti di questo video haul sono per le labbra. Ovviamente lì ci sono i rossetti stick, non ci sono tantissime tinte labbra, anche perché qualsiasi cosa, vi ripeto, che secca oppure che vi dà l'effetto non idratato per loro non è contemplata. Quindi tutto quello che troverete è sempre effetto lucido, effetto rimpolpante. Quindi ho preso questo qui che è un serum lip gloss in questa colorazione un po' più arancione. Questo qua in realtà è un glitter per gli occhi. Comunque questo qui vedete che ha delle pagliuzze anche un po' più grandi. Continuando con le labbra, questa qui è una di quelle che va di più, c'era proprio scritto best seller, ed è la colorazione numero 3 di Peripera Ink Mood Glowy Tint, così, e ha un effetto molto sheer, e vedete questo effetto che ha, è molto luminoso ma coprente. Poi questo qui è un effetto un po' più tinta, infatti vedete è molto più piena, magari la mettete, la tamponate. E questo qui è quello che ho oggi su, che è il numero 25 Bare Grape, si chiama Juicy Lasting Tint ed è forse ancora un po' più sheer rispetto agli altri, però come vedete dà un bellissimo effetto perché il colore è come se fosse pieno. Quindi questo era tutto per questo video haul, spero vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere e scoprire qualcosina che magari non sapevate. Arriveranno altri video a tema, ho ancora tante cose da raccontarvi, tante novità da dirvi, quindi sì, ecco, ne avremo ancora per un po', però vi ho fatto almeno vedere tutti gli acquisti. Vi mando un bacio grande, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, mi raccomando, e vi aspetto con nuovi video molto molto presto.